Houston, Mesa è scesa, ok. Riceviamo l'immagine in TV. Una buona immagine, vero? Sì, ti vediamo scendere la scaletta. La superficie sembra avere una granulazione finissima vista da vicino. Sono ai piedi della scaletta e sto per scendere dal modulo lunare. Questo è un piccolo passo per un uomo, un balzo da gigante per l'umanità. La recente scomparsa dell'astronauta Neil Armstrong, primo uomo sulla Luna, ha spinto un po' tutti noi a ripensare le emozioni dell'esplorazione dell'universo. La meraviglia del cielo, provare a riconoscere le costellazioni, chiedersi qual è il nome di una particolare stella, cercare un pianeta e pensare a quelle profondità. Gesti tipici dell'estate che tutti compiono almeno una volta in spiaggia o sulle montagne. Il gruppo Astrofili Frentani vuole offrire a tutti la possibilità di farlo, rinnovando un appuntamento diventato tradizione per Lanciano, un appuntamento che si ripete ininterrottamente da 18 anni. Questo fine settimana, per 3 sere a partire da venerdì, presso il Polo Museale Santo Spirito. Ha presentato alla stampa le giornate astronomiche frentane il giornalista Americo Bonanni, vicepresidente dell'associazione Gruppo Astrofili Frentani. Ammirare le stelle è qualcosa che può ancora meravigliare oggi? Assolutamente, il cielo è la sede dove l'umanità ha messo i suoi dei all'inizio, li ha sempre messi, dove l'umanità ha sempre cercato le risposte e dove alziamo gli occhi in tante situazioni piacevoli o spiacevoli. Noi nel cielo riponiamo tantissime cose. Chiaramente la scienza ce l'ha fatto diventare qualcosa di diverso, ma non meno affascinante. È un luogo di domande. L'astronomia negli ultimi 20 anni, anche se il pubblico in genere può non seguire da vicino, ha creato delle rivoluzioni. Ci sono domande incredibili su cosa avviene là sopra. Stiamo scoprendo, gli scienziati stanno scoprendo pianeti che ruotano attorno alle altre stelle, pianeti che potrebbero ospitare forme di vita. Quindi il cielo è una sfida continua per chiunque lo può guardare. Il nostro scopo è, ok, veniamo per una sera a raccogliere una sfida, a guardarlo insieme. Il sindaco Mario Pupillo è intervenuto alla presentazione, ha annunciato l'intenzione dell'amministrazione comunale di Lanciano di allestire uno spazio fisso per gli appassionati di astronomia. Come amministrazione siamo contentissimi e nel futuro prevediamo, ecco, magari questo non è il momento storico e economico che ce lo permette, ma magari di trovare uno spazio permanente che possa essere un'ulteriore attrattiva per Lanciano, per i giovani del territorio e per i turisti.